Sì, buonasera da Palazzo. È un cambio di approccio storico a livello di eh, politica estera quello che sta portando avanti San Marino con tutto quello che sta accadendo in Ucraina. È il tema al centro della Commissione eh, Esteri di oggi perché San Marino ha accantonato, per così dire, temporaneamente la sua storica neutralità perché andrà molto probabilmente ad aderire a, al meccanismo di sanzioni è l'Unione Europea ovviamente questo è uno appunto dei temi, delle questioni principali trattate nella Commissione ha riferito il segretario Agli Esteri Beccari non toccheranno l'import export di merci, al momento questa è l'ipotesi, il governo si sta focalizzando soprattutto sugli aspetti finanziari allora inviterei qui il segretario Agli Esteri Beccari, buonasera, buonasera. segretario lei ha detto non possiamo ignorare quello che sta avvenendo, è con tutto quello in cui crediamo a livello multilaterale? Eh sì, assolutamente, San Marino non è solo uno Stato in mezzo ad altri Stati, ma è uno Stato che aderisce a organizzazioni multilaterali, ha sottoscritto convenzioni che tutelano eh, il diritto internazionale e la sovranità degli Stati riconosciuta internazionalmente. Essere neutrali oggi significa mh, ovviamente non scendere in campo militarmente, non prendere parte a coalizioni di stati contro altri stati, ma sicuramente significa, non significa eh, dover ignorare quello che accade, quello che accade vicino, ai nostri, vicino alla nostra, nella nostra area geografica. Noi non perdiamo la nostra natura, e comunque di un, di un paese che ricerca il dialogo, il confronto e soprattutto vuole la risoluzione pacifica dei conflitti, eh, però crediamo che in questa fase eh, una, una, la presa di misure anche sanzionatorie sia assolutamente necessaria. Come avete preso la notizia di San Marino, che è considerata uh, uno stato ostile da parte della Russia? Beh, sicuramente siamo stati inclusi insieme a tutti quei paesi che hanno dichiarato di voler adottare o stanno già adottando sanzioni, come la Svizzera, Monaco, Andorra, tutti i paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, eccetera. Questo è una, questa adozione di controsanzioni eh, chiaramente insomma, era. Era, era immaginabile e, e verrà gestita insomma come verrà gestita l'applicazione delle sanzioni.